Bene amici, mi squilla il telefono e qua ci stava un Hello Moto. Vabbè, rispondo però così che è una cosa. Pronto? Sì? No. Ma ancora tu? Ma basta. Ma no, ma mi hai rotto le scatole. Ah! E in questo gesto c'è tutta l'iconicità di questo smartphone. Sì, perché Motorola ha reinterpretato il Razr, quindi il telefono a conchiglia, ma a questo giro con un display interno plastic OLED flessibile che va a chiudersi con un meccanismo veramente, veramente incredibile. E come avete visto, da chiuso sta nel taschino. Sì, perché finalmente i display flessibili permettono di aumentare, scatenare la fantasia e tornare a una diversità di form factor. Motorola l'ha interpretato così, adesso ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Ed ecco qua l'ingegnerizzazione della cerniera, veramente incredibile, perché quando si chiude il telefono, non so se notate qua in basso, guardate il display che si abbassa, proprio scende nella scocca a creare spazio alla cerniera che abbassa lo schermo per far sì che, guardatelo, si vede lì mentre si sta chiudendo, il display vada dentro e faccia una sorta di curva così, per non fare ovviamente la piega a 0 gradi che andrebbe a rompere il display. Tutto in questi pochi millimetri spessore, perché chiuso è spesso 14 mm, 94 di altezza e 72 di larghezza. Vi dico subito che è pesantuccio, 205 grammi, perché è completamente in acciaio, sì acciaio, e l'aspetto è veramente premium. Ovvio che sembra un po' un mattoncino perché comunque il peso è molto concentrato. Qua davanti c'è il sensore delle impronte digitali, basta premerlo per accendere il telefono, ovviamente anche da chiuso, adesso è disattivato, e vedete anche il display esterno da 800x600 pixel che si accende o premendo il pulsante che è messo qua a destra per l'accensione e spegnimento, poi sopra ci sono i pulsanti per il volume che ovviamente funzionano anche quando il telefono è chiuso, e su questo piccolo display possiamo o tirando giù la tendina attivare o disattivare, ci sono i toggle, oppure se ci fosse una notifica andare a interagire, come ve lo faccio vedere subito. Andiamo a magari accendere Spotify così da diciamo innescare una notifica, guardate, lo chiudiamo, ecco qua la notifica, per interagire bisogna fare uno swipe su, vedete qua posso mettere in pausa il brano, andare avanti o indietro, stessa cosa si può fare con Google, l'assistente Google, quindi da chiuso si possono andare a dare comandi, oppure quando arriva una notifica o risposte vocali oppure risposte preimpostate, molto comodo anche per vedere chi sta chiamando. Vi faccio subito fare un giro nelle impostazioni. Il software è quello classico di Android, praticamente stock Android 9. Ci sono le personalizzazioni di Motorola, sia il Moto Display con la possibilità di interagire con le notifiche, presumo più sul display esterno che sul display interno, avrebbe un po' meno senso, e poi le Moto Action che siamo abituati a usare, scatto rapido facendo uno shake, torcia istantanea muovendolo in un altro, su un altro asse, il controllo tramite il sensore, quindi si può spostare con questo pulsantino, ma è veramente comodo una volta aperto utilizzare un dito per muoversi in su e in giù. Poi faccio vedere le altre Moto Action e vi parlo subito dello scatto rapido, perché secondo me è una genialata, perché guardate, questa è la camera principale, si fa così e siamo pronti per farci un selfie con la camera a miglior qualità, e mi sono appena fatto una fotografia. La camera è da 16 megapixel, la camera interna che è da 5 megapixel ed è messa qua sopra ha ovviamente una qualità inferiore, ma va bene per fare per esempio le videochiamate. Il display interno, avete visto la scheda tecnica prima, 6,2 pollici di diagonale, la risoluzione è strana, 876x2142 pixel, 373 ppi, e il rapporto di forma è 21:9, perfetto per guardare i film. Guardate qua questo trailer come si vede bene e occupa tutto il display, proprio perché è un trailer in 21:9. L'altoparlante è mono, quando è aperto qua si possono alzare e abbassare il volume, ovviamente adesso c'è tanto rumore in questa location, ma è qua sotto l'altoparlante, devo dire che io lo sento, è qua, però non so se il microfono riesce a recepire
sentire il l'audio, la piega, sì, no, un filino c'è, se ve la faccio vedere così, tre quarti, però devo dire che è molto mitigata, non è un display che si vede con la piegazza brutta. Avete visto più o meno come gira il processore, lo Snapdragon 710 di 10 nanometri, Adreno 616, e non so se avete notato, qua c'è la tipo C, qua non c'è niente, qua non c'è niente, qua ci sono i pulsanti che vi ho raccontato prima. Eh sì, non c'è lo slot né per espandere i 128 di memoria, ma nemmeno per mettere la SIM, perché lui è un telefono solamente eSIM, SIM elettronica. E allora in Italia solo TIM per ora è pronta, Vodafone sta correndo per far sì che per il lancio, arriveranno pochi pezzi entro Natale, si possa attivare anche con Vodafone, e probabilmente arriverà anche Wind, però attenzione che diciamo la tecnologia è questa, quindi non potete togliere la SIM del vostro telefono e metterla qua dentro. Un po' poco oleofobico il vetro qua anteriore, vedete rimangono parecchie ditate. E perché c'è questo processore? Perché la batteria causa limiti fisici di grandezza, guardate quanto è piccolino questo telefono, è da 2510 mAh, dicono in Motorola duri comunque una giornata. Carica rapida 18 watt, quanto costa? L'avete visto, ve l'ho messo nella schermata, 1599 euro, ovviamente Bluetooth 5, ovviamente NFC. Allora, sono tanti, sicuramente sono tanti, però c'è da fare un piccolo ragionamento. Questo è un telefono da effetto wow, da acquisto emozionale. Vi ricorda magari quando avevate qualche anno in meno e avevate il vecchio Razor? Volete un secondo telefono piccolo a tenere in tasca? Questo avete visto, l'ho messo nel taschino, è una cosa che si può fare, ma soprattutto i 1599 euro potrebbero essere giustificati da questa funzionalità, ovvero la riproduzione sul display del vecchio Razor. Veramente, eh sì, oserei dire una killer feature. Unica cosa è un filo meno scattoso nell'apertura e nella chiusura, cioè bisogna quasi accompagnarlo con due dita, ma questo ve lo racconterò, se effettivamente sarà difficile nell'uso di quotidiano, nella recensione completa. Aiuto! E come si esce da questa modalità? No, ma in realtà non ci voglio più uscire, no, ma guardate, ma è fantastica. No, vabbè, dai, chiamate recenti, e si va alle chiamate recenti, torniamo qua. Ah, ok, è solamente un'applicazione, messaggi, bellissimo, si va ai messaggi, e poi qua, guardate, Bluetooth, insomma, si possono fare tutte le cose che si facevano con il vecchio Motorola, compresa questa, l'azione iconica. Ciao, ci vediamo presto, speriamo con la prova completa.